Sì, abbiamo intenzione di progettare un giocattolo per un bambino che corrisponde alla fascia di età di 4-5 anni. Voglio un giocattolo sì istruttivo, che però possa portare il bambino alla scoperta del mondo principalmente, non che lo rinchiuda in un determinato ambito e per potergli dire tu farai questo da grande. Per esempio, a me piacerebbe molto creare un giocattolo per bambini con problemi o comunque autistici. Sicuramente si tenta di innovare piuttosto che di rimanere sempre su quello che già è stato creato, si tenta di fare qualcosa di nuovo che possa anche aiutare. E di conseguenza adesso noi stiamo lavorando sul colore, sulla creatività, su sviluppare la loro voglia di conoscere il mondo. Al FaberLab impareranno a modellare in 3D, a gestire un'idea e a iniziare a fare i primi prototipi per capire se l'idea è valida o meno. Loro stanno utilizzando un programma free che è Tinkercad online per iniziare a pensare al design del giocattolo, poi in prospettiva di utilizzare programmi un po' più seri e funzionali per la forma definitiva. Qui è la prima volta che vengo, lo trovo assolutamente interessante e appunto c'è qualcuno che ci segue e siamo noi in prima persona. Spesso invece capita magari andando in una qualsiasi azienda che spesso si finisce un po' in secondo piano, no? Dalla terza noi scegliamo l'indirizzo, nel corso di terza e quarta è il progetto migliore secondo me che abbiamo fatto. Poi la possibilità di realizzarlo appunto 3D migliora le cose secondo me. È una cosa che a me piace molto. Sia le stampanti 3D e tutto, non ne avevo mai viste e quindi essere qua, cioè, molto bello, mi è piaciuto molto vedere come funziona. È molto interessante capire come la macchina riesca a leggere ciò che sia stato creato su carta, comunque al computer, e poi riprodurlo con questi materiali. Adesso stavamo cercando di realizzare un mini progettino, cioè come prova, per poi arrivare a stamparlo.